Andiamo a intervenire invece Gatto. Fabio Granato, dottore di ricerca in dinamiche formative e educazione alla politica presso l'Università degli Studi di Bari e Aldo Moro. Scusate, gli occhi si sono stesa, uno spacing out decisamente troppo ampio, dove attualmente è cultore della materia in pedagogia generale e sociale, impegnato, diciamo, varie attività anche assessorate di educatore professionale nell'ambito delle dipendenze patologiche dell'autismo e sindrome di Down e è specializzato in interventi assistiti nell'outdoor education, per terapie contro il disturbo, insegna a scuola secondaria di secondo, dove opera come docente specializzato sul sostegno per gli alunni con disabilità. È autore di un testo che si chiama Persone e Democraticità del 2009, Educare con gli asini, questo interessantissimo, e la politica degli asini ancora, quindi non lascio parola. Capre in asini. Grazie, grazie. Viva! Allora, si è chiuso con i ringraziamenti. Io apro con i ringraziamenti perché sono contentissimo di questa opportunità, perché le domande che si sono sollevate sono tante e gli spunti di riflessione sono tanti. Ritrovo l'Università del Molise dopo tanto tempo, ci siamo lasciati al Festival del Silenzio, quindi si tenne alle Grotte di Pertosa e fu un'occasione bellissima. Quindi oggi riprendiamo in perfetta continuità tematica, perché effettivamente il silenzio fa parte della comunicazione e noi umani dovremmo ritornare a imparare a fare silenzio. Cosa che io ho cercato di fare e oggi vorrei portarvi un po' l'esperienza di chi per molto tempo si è dedicato di interventi assistiti con gli animali sul campo. Oggi se ne occupa a livello di ricerca, appunto con questa avventura che stiamo portando avanti con la Ericsson e con le esperienze formative che stiamo portando avanti sul territorio nazionale, perché stiamo formando gli operatori per gli interventi assistiti con gli animali. Però sono una persona che ha imparato a fare silenzio e si è preso una lunga pausa di riflessione nell'ambito degli interventi assistiti con gli animali. Perché è necessario farsi delle domande prima di voler coinvolgere degli animali ai quali dovremmo garantire benessere. Perché se le linee guida nazionali sugli interventi assistiti con gli animali parlano di relazione al centro e di benessere relazionale, dobbiamo essere sicuri che i nostri animali stiano bene. E io questa sicurezza nei setting di intervento non ce l'ho ancora tanto. Quindi cercherò oggi di affrontare però e di sollevare qualche domanda a partire da un ribaltamento dell'ottica, perché prima sentivo parlare del cosa possiamo insegnare appunto ai nostri animali. Io vorrei capire invece cosa possiamo imparare dai nostri animali, perché c'è tanto da imparare, come dicevamo. E cercherò di farlo a partire dalla considerazione della centralità che in pedagogia, perché sono un pedagogista e sono orgogliosamente un pedagogista, anche se noi fino a poco tempo fa eravamo una specie in via di estinzione in questi convegni, permettetemi la battuta, però sono orgogliosamente pedagogista e vorrei affrontare dal punto di vista pedagogico quella che è l'importanza dell'incontro con l'altro, quando l'altro è un etero specifico. Però noi sappiamo benissimo che il pensiero pedagogico ha sempre dedicato una centralità massima al tema dell'incontro e non solo appunto dell'incontro interpersonale, perché ritiene che nell'avvicinarsi tra loro dei diversi esseri viventi vi sia la possibilità di una vita autentica. Io mi rifaccio alla tradizione personalistica, che in entrambi i filoni che ne hanno contrassegnato lo sviluppo in Italia, quindi quello riconducibile a Maritain, che evidenzia il rapporto con la trascendenza e le coordinate metafisiche della persona, e quello riconducibile a Mounier e Stefanini, che quindi indaga la persona come categoria fondante contrassegnata dall'esistenza e dall'apertura alla trascendenza. Ebbene, in entrambi questi filoni il pensiero pedagogico riconosce il rapporto e la comunicazione autentica con gli altri esseri viventi come l'unica possibilità di perfezionamento personale, che è l'educazione dell'uomo. Sebbene gli altri, e questo bisogna sottolinearlo, rappresentano non la causa, ma l'occasione del perfezionamento. Perché rivolgendosi all'altro da sé, l'uomo cerca qualcosa di diverso rispetto al condizionamento dell'altro o al semplice scambio di informazioni. Tenta di realizzare al meglio la propria identità,
caricando l'evento di significati esistenziali, di finalità onnicomprensive, di valori metatemporali. Questo non vuol dire, come dice Luigi Pati, ridurre la persona a un fascio di relazioni, né esaurirla nei contatti che stabilisce. E non vuol dire nemmeno che la comunicazione con l'altro assume sempre delle forme positive, ce lo insegnano oggi i social. Però vuol dire che nel suo essere spirito incarnato, cioè unità di spirito e di corpo, la persona necessita, per il miglior compimento proprio, di incontrare gli altri esseri viventi. E che proprio in questo suo voler essere con gli altri esseri viventi, si offre come sistema attivo di rapporti e centro di comunicazione personalizzato. A tal proposito, Romano Guardini ritiene che l'incontro rientri tra gli elementi fondamentali che danno forma all'esistenza umana. Quindi si configura come attenzione all'altro nella sua vivente e irripetibile identità, come consapevolezza che nella relazione l'esistenza diventa piena, giusta, sana, salva. Quindi la persona non nasce nell'incontro, ma si attua nell'incontro. E la formula proposta dal personalismo sociale di Luigi Stefanini è bellissima a mio modo di vedere. Quanto più discendo in me, tanto più trovo gli altri. Quanto più mi apro agli altri, tanto più approfondisco me stesso. E quando l'altro è un asino, realisticamente e metaforicamente parlando, questo è ancor più vero. Perché nell'incontro con l'etero specifico l'uomo realizza la propria identità, si conosce, si fa conoscere nelle pieghe più intime dell'interiorità, si apre al mondo, ravvisa nell'alterità animale lo stesso valore inviolabile che riconosce a se stesso e per il quale rivendica massimo rispetto. Ce lo dice la zoantropologia, ce lo dicono gli studiosi che alla relazione uomo-animale hanno dedicato le proprie attenzioni. Gli animali possono rappresentare nella relazione di aiuto un luogo di proiezione, cioè possono offrire alla persona la possibilità di proiettare, di manifestare emozioni, sentimenti che nelle relazioni intraspecifiche non emergono per una serie di limitazioni. Possono rappresentare un fattore diversivo, cioè richiamano la persona all'icket non, e quindi la allontanano da quei pensieri consuetudinari, ossessivi, che alcune volte avvelenano il quotidiano. E può rappresentare un elemento di accreditamento, cioè che vuol dire gli animali nell'incontro con l'altro ci richiamano al qui ed ora e tra l'altro ci riconoscono per quello che siamo, non per le etichette che portiamo addosso, che sappiamo che nei casi di disagio possono essere particolarmente diciamo in causa di sofferenza. Data questa premessa, quindi è necessario però capire oggi come stanno le cose. Siamo sicuri che le condizioni attuali di vita facilitino l'incontro, facilitino questa esperienza così importante per l'uomo? Siamo sicuri che la quotidianità riconosca il valore di tutta questa tradizione a cui abbiamo fatto riferimento? Bruno Rossi afferma che al giorno d'oggi sembrano prevalere rapporti efficientistici e coabitazioni opportunistiche, che poco spazio lasciano lo scambio di intelligenze e memorie, di valori e di tradizioni. Rapporti, peraltro, che poca importanza riconoscono all'ascolto, all'ospitalità, al dialogo e alla responsabilità. Antonio Bellingrini parla addirittura di cattiva solitudine dell'uomo moderno, trattato quasi come un pollo da batteria da parte di un sistema consumistico che poca attenzione ha alla qualità della sua vita. E sulla stessa lunghezza d'onda abbiamo molti autori più noti al largo pubblico, no? Umberto Galimberti da tempo tratteggia i lineamenti nichilistici, no? Che ci legano agli altri, oppure Hartmut Rosa, che alcuni ritengono addirittura l'erede di Bauman, secondo il quale gran parte delle interazioni sociali odierne viaggiano su canali così veloci da generare rapporti fuggevoli e frenetici, improntati sempre più al raggiungimento di obiettivi personali piuttosto che all'approfondimento della relazione. Il che da un lato è vero, ci consente di esplicitare in molti campi il nostro potenziale creativo e competitivo, ma ha conseguenze pesantissime dal punto di vista personale e alcune volte ci porta ad alienarci da noi stessi. Tutte queste riflessioni si addicono perfettamente anche al rapporto che abbiamo con i nostri animali domestici e non dobbiamo nasconderci. E a patire le conseguenze di tutto ciò non ci sono solo i singoli,
ma le aggregazioni sociali ai quali questi simboli appartengono. Come a dire che lo scadimento di quelle competenze relazionali ravvisabili nell'intraspecifico e nell'interspecifico fanno sentire i propri effetti anche nei luoghi pubblici, nel pubblico. Pensiamo ad esempio allo stato di salute delle moderne democrazie, che sono fiaccate da dinamiche partecipative e rappresentative disfunzionali, che qualche anno fa hanno portato Paul Ginsborg a parlare di re nudo a proposito delle democrazie liberali. Anche se guardiamo alle recenti elezioni, un elettore su tre non è andato a votare, con un livello di astensionismo che va ben oltre la quota fisiologica tollerabile di cui parlano le ricerche sociologiche, e con un crollo dell'affluenza del 10%, che nell'Europa occidentale si è visto solo altre 9 volte dal 45 ad oggi. In ambito politico, ce lo dobbiamo ricordare, siamo di fronte a un vero e proprio tsunami che sta togliendo il demos alle democrazie, e siamo di fronte, in termini metaforici, a quello che può essere definito un cambiamento di stato della politica attuale, che dal movimentismo liquido della Seconda Repubblica sta passando allo stato gassoso dell'attuale deideologizzazione del voto e della scomparsa degli elettori dalle cabine elettorali. In pratica, quell'evaporazione della politica della quale sta parlando Massimo Recalcati in queste settimane. Di fronte a ciò urge pensare a una pedagogia dell'incontro che non sottovaluti nessuna delle possibilità a propria disposizione, che costruisca le condizioni per un nuovo umanesimo capace di garantire la realizzazione di contesti esistenziali in cui le differenze tra gli uomini e le specie siano legittimate ad esprimersi e ad integrarsi. Un nuovo umanesimo nel quale si riconosca quello che il professor Marchesini da tempo sottolinea, ovvero la necessità di mettere in discussione quel paradigma antropocentrico che ha emarginato l'uomo dal suo contesto naturale e che ha sottovalutato la capacità degli animali di contribuire nel profondo alla formazione dell'uomo e alla definizione della sua identità. C'è da rimettersi in ascolto, quindi, con urgenza, di ciò che la natura e gli animali hanno da dire a quell'homo educandus di cui parlava Giuseppe Flores d'Arcais, non solo perché da ciò passa l'evoluzione dell'etica, ma anche perché è lo stesso futuro delle scienze pedagogiche ad essere chiamato pesantemente in ballo. Qui vengo al sottotitolo del nostro convegno. Cosa ci hanno da dire gli animali alla pedagogia? Quali le sfide epistemologiche e quali le ricadute applicative? Sappiamo benissimo che la relazione uomo-animale è al centro sia delle iniziative di impostazione zooantropologica sia dell'intero settore degli interventi assistiti con gli animali. C'è da capire però come da tutto ciò siano sollecitati i saperi pedagogici e come influenzate le pratiche educative. Sul primo versante, quello relativo al sapere, a mio modo di vedere, tre sono le principali sfide che gli animali pongono alla pedagogia. La prima riguarda le prospettive di spendibilità e comunicabilità dei risultati raggiunti negli interventi assistiti con gli animali negli ambiti interdisciplinari di ricerca. Perché noi siamo bravissimi a ornare i progetti di tante parole, ma poi per confrontarsi con gli esperti di altre discipline, così come gli interventi assistiti richiedono, c'è bisogno di quel carattere asciutto, neutro, che alcune volte solo i numeri sanno dare. E questa è una sfida alla quale deve rispondere la pedagogia sperimentale, in maniera chiara, deve offrire dei luoghi di confronto nuovi, che non siano solo le parole, per cercare di capire cosa si sta facendo in quell'ambito. La seconda sfida che gli animali lanciano alla pedagogia riguarda l'ampiezza di prospettive con le quali guardare all'incontro con l'alterità, ed è una sfida che chiama in ballo la pedagogia interculturale, che, lo devo dire, ha assunto una specializzazione nel tempo quasi del tutto attinente e riguardante il fenomeno migratorio. Cioè, interrogata la pedagogia interculturale da un fenomeno mass mediaticamente così caldo come il fenomeno migratorio, si è quasi andata a identificare come la disciplina che dovesse favorire l'incontro tra culture diverse, andando a sfumare invece la propria attenzione per le tante forme di diversità presenti nella nostra società. E allora questa è una sfida alla quale mettere mano. La pedagogia interculturale si deve riniziare ad occupare di animali, di relazione con l'animale, perché anche l'animale è una delle forme di diversità presenti all'interno della nostra società.
E la terza sfida, sulla quale aprirei poi alle ricadute applicative, riguarda l'educazione alla politica. Laddove per politica, chiariamoci, non si intende quel gioco sporco di incarichi, di poltrone, al quale un pedagogista non si potrà mai arrendere, ma riguarda quella suprema forma di carità di cui la dottrina sociale della Chiesa parla da tempo. E allora qui ci possiamo chiedere quali sono le ricadute applicative di queste sfide che gli animali lanciano. Cosa c'entrano gli animali con l'educazione alla politica? Cosa c'entrano con quel bisogno di fare comunità che prima abbiamo messo a tema? E in che modo potrebbero influenzare le sorti delle democrazie? E a questa domanda abbiamo cercato di rispondere io e il collega Varricchio Di Bari proprio nell'ultimo testo che la professoressa citava, La politica degli asini. Ovviamente è un testo nel quale non si parla solo di asini, ma si parla di tutto ciò che i diversi animali contemplati dalle linee guida sugli interventi assistiti, quindi parliamo del coniglio, del gatto, del cane, dell'asino e del cavallo, possono dare in termini di implementazione delle competenze relazionali che in democrazia sono fondamentali. Ad esempio, quindi si parla del coniglio. Che importanza può avere il coniglio nell'educazione alla cittadinanza? Il coniglio, lo sapete, è una preda abilissima, no? Nel nascondere le proprie fragilità, perché manifestare la propria fragilità vorrebbe dire esporsi alla predazione. Quindi imparare a stare con un coniglio, imparare a leggere i bisogni di un coniglio, imparare a percepirne i cambiamenti di stato, vuol dire allenarsi in una capacità fondamentale, non solo per un privato cittadino, ma anche per chi vuole assumere delle cariche pubbliche, la capacità di ascolto, di mettersi in ascolto dell'altro, di saper osservare l'altro. Si parla anche del gatto, ad esempio, che è un vero e proprio maestro di diplomazia. Con il gatto lo sappiamo, non si possono bruciare i denti. Se abbiamo un gatto e lo vogliamo accarezzare, scappa probabilmente. Fino a quando non sarà lui a decidere quale sarà il momento giusto. Cioè lo ritroveremo probabilmente tra le gambe a strusciarsi, ma sarà lui ad aver deciso che quello è il momento giusto, che nella relazione è giunto il momento di potersi avvicinare così tanto. E allora il gatto, inteso in senso in quest'ottica, no, del voler educare alla cittadinanza e del voler lavorare su queste competenze relazionali, ci insegna non solo a stare nel conflitto, ma anche a rispettare i tempi della relazione, che non possiamo decidere noi rispetto a delle idee che ci siamo prefissati. Poi si parla del cane, che è forse l'animale che nel corso dei secoli ha imparato maggiormente a collaborare con l'uomo. Infatti, come si diceva prima, è l'animale che viene più comunemente coinvolto nelle attività di utilità sociale e quant'altro. E proprio questa capacità del cane di collaborare con l'uomo può essere molto molto utile nell'educare alla cittadinanza, soprattutto per un aspetto particolare, per il fatto di poter far riscoprire alle persone il piacere di fare le cose insieme, ma non tanto per farle insieme, perché fare insieme le cose vuol dire poter mettere insieme delle abilità differenti e raggiungere degli obiettivi che probabilmente da soli non si riuscirebbe mai a raggiungere. C'era un proverbio africano che diceva: da soli si va veloci, ma insieme si va lontano. È un proverbio bellissimo in questo senso. Il cane ci può insegnare veramente quanto mettere insieme le diverse caratteristiche, le diverse abilità. Penso ad esempio a quelle che sono le cacce al tesoro a sei zampe, dove l'elemento umano mette delle capacità cognitive, l'elemento animale delle abilità olfattive alle quali l'uomo non arriva. Ed effettivamente lì si sperimenta, lo possono sperimentare gli adulti, i piccini, si sperimenta come insieme le cose si possono fare meglio. Poi si parla dell'asino, ovviamente. Sull'asino a me piacerebbe poi lasciare spazio anche a richiesta di curiosità, perché è un animale del tutto particolare. Insieme ai cavalli, secondo me, è l'animale che più ci interroga e che più fa sollevare quella domanda: ma è possibile coinvolgere in una relazione di benessere degli animali da fuga?
È possibile continuare a dire che negli interventi assistiti con gli animali stiamo mettendo la relazione al centro, quando di fronte all'essere umano noi poniamo un animale da branco in perfetta solitudine rispetto al suo branco? Sono delle domande basilari che dovremmo iniziare a farci, perché noi non riusciamo, per quanto possiamo essere empatici, a comprendere però lo stato di sofferenza di un animale che ha nel branco e nella possibilità di fuga, la propria tranquillità maggiore. Allora noi non possiamo capire lo stato di sofferenza di quell'animale in un tondino, in un recinto. Allora questo ci interroga nel profondo ed è il motivo per il quale anche io mi sono astenuto dal continuare a gestire i setting in una certa maniera, perché o rimettiamo mano dalle basi anche alla strutturazione degli ambienti di vita dei nostri animali domestici, oppure non stiamo lavorando per mettere la relazione al centro e per poter donare benessere, perché poi l'assunto principale nell'educazione assistita con gli animali è che se l'elemento animale non sta bene, non potrà mai donare benessere. Quindi ci sono degli elementi di riflessione profonda ai quali dovremmo mettere mano e che inquietano anche abbastanza. Però, al di là di questo, riflettendo sulla possibile utilità dell'asino nell'educazione alla cittadinanza, c'è da considerare che l'asino è un animale che ha sempre aiutato l'uomo in molte attività, era l'animale delle piazze, no? Che aiutava l'uomo in tutte queste attività e può tornare utile in una serie di percorsi che nel libro cerchiamo di specificare. E quindi l'educazione alla libertà e al governo di sé, l'educazione al coraggio e al cambiamento, l'educazione al rispetto dell'ambiente, una serie di percorsi che ovviamente vanno a sfruttare, passatemi il termine, la presenza animale, però per lavorare su delle competenze umane. E poi infine c'è, credo di avere un altro 5 minuti, permettetemi di chiudere con il cavallo. E il cavallo è un animale al quale non sono particolarmente legato, ma è un animale profondamente stimolante da questo punto di vista. Perché lo sappiamo tutti, il cavallo è un animale gregario, un animale da branco, dicevamo prima. Però non tutti sanno che nel branco di animali la cosa che si ricerca con maggiore insistenza è la verifica della leadership. Cioè, in un branco di cavalli, la leadership del capo branco viene continuamente messa in discussione, ma non per fare un dispetto al leader del momento, ma per garantire la sopravvivenza dell'intero gruppo. Un leader, un capo branco scelto bene ed effettivamente in grado di difendere l'intero gruppo, viene messo alla prova. Perché è interesse di tutti metterlo alla prova, è interesse di tutti i membri del branco sapere che quello effettivamente è il migliore a difendere. Allora ci riporta questa competenza dei cavalli ad una di quelle che dovrebbe essere la nostra competenza, che dovrebbe essere la competenza di tutti gli appartenenti ai partiti politici, a tutti coloro i quali si impegnano in politica. Cioè considerare l'impegno politico come una forma di servizio all'intera comunità. Ed è questo il significato che dovremmo ritornare a mettere al centro delle nostre riflessioni. Mi avvio alla conclusione dicendo che per molti questa idea di educare la politica con gli animali può sembrare avveniristica, strampalata, fantasiosa, a seconda dei casi. Ritengo che questo sia profondamente sbagliato. Perché educare la politica con gli animali è una cosa che si è sempre fatta, soprattutto quando era garantita quella coabitazione con gli animali da cortile. Perché stare con gli animali insegna a stare con gli altri, a prendere in considerazione le esigenze degli altri, che hanno bisogni, storie, linguaggi, forme di comunicazione diverse dalle nostre. E la politica è un discorso sul bene comune. Quindi, in politica, quello che si deve mettere in campo è la capacità di stare bene con gli altri. E allora io penso che ci dovremmo interrogare anche molto sui modelli di sviluppo che stiamo portando avanti, basati sull'iperurbanizzazione e sulla, voglio dire, sul relegare questo rapporto con gli animali a degli spazi privilegiati. Il rapporto con gli animali, a mio modo di vedere, è qualcosa di cui abbiamo bisogno. Quindi io spero, e chiudo con questo
auspicio che non solo gli animali abbiano il massimo spazio nelle nostre vite. Io ho deciso di andare a vivere in campagna, quindi sto cercando di dare massimamente spazio a loro, ma anche che possano trovare spazio nell'educazione dei cittadini domani e anche dei rappresentanti politici. Quindi vi ringrazio e lascio spazio alle vostre domande nella parte finale. Grazie.